Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto del lavoro. Il premio. Boutique di eccellenza dell'anno, diritto del lavoro, consulenza. Adesso la motivazione. Per aver saputo coniugare quantità di incarichi ed elevatissima qualità nel loro svolgimento in materie che presentano delicati e complessi problemi di natura giuslavorista. La completezza e la concretezza dell'attività svolta in materia di consulenza fanno dello studio uno dei principali punti di riferimento nel panorama nazionale. Il premio va a Lombardo Studio Legale. Saluto l'avvocato Erika Chiaramonte, partner studio legale Lombardo, e avvocato Barbara Cito, salary partner studio legale Lombardo. Benvenute entrambe. Grazie, buongiorno, E complimenti grazie. naturalmente. Prima i complimenti vanno mentre siete inquadrate entrambe perché è giusto così. Poi naturalmente do la parola a tutte e due. Partirei dall'avvocato Cito per un commento a caldo, come facciamo sempre, e soprattutto per capire che cosa significa per voi questo riconoscimento. Sicuramente questo premio in questa categoria è per noi molto importante, perché è un po' il riconoscimento di un lavoro che per il Dipartimento dura ormai da 11 anni. Siamo partiti con la consulenza da parte datoriale, per poter assistere non soltanto nel contenzioso, ma soprattutto in tutto quanto il percorso le società nostre clienti. E poi abbiamo offerto anche consulenza dall'altra parte ai lavoratori, ma soprattutto quando abbiamo cominciato a lavorare con il sito, la domanda e la nostra consulenza è aumentata e abbiamo dovuto riuscire a portare competenze professionali specifiche non soltanto in ambito giuslavorista, ma proprio nelle singole competenze nella stessa materia, potendo permetterci quindi di avere professionisti specializzati, esperti del settore. E quindi per noi è importante che oggi arrivi un riconoscimento in questo senso, anche e soprattutto dopo la grande fatica che abbiamo fatto sempre in tema di consulenza nel periodo del lockdown e comunque di tutta l'emergenza sanitaria, perché è stata necessaria una consulenza continua e quindi da parte nostra la necessità di un aggiornamento continuo su quella Certo, che era l'evoluzione della normativa in quel momento. Quindi esatto. No, ma infatti, ancora di più questi riconoscimenti vanno inseriti nel contesto di cui stiamo ragionando. Avvocato Chiaramonte, parto proprio da qui, insomma, poi anche a lei chiedo un commento naturalmente. Abbiamo letto nella motivazione materie che presentano delicati e complessi problemi di natura giuslavorista che si sono chiaramente anche accentuati, no? Lo diceva la collega nel periodo di Covid, di lockdown, quindi di restrizioni generali. esatto, è un piacere ricevere il premio perché comunque costituisce riconoscimento di tutti questi anni di lavoro in cui abbiamo appunto potuto approfondire le variegate problematiche che riguardano quest'ambito. Come diceva appunto la collega, affrontando quindi le problematiche legate alla consulenza non soltanto delle parti datoriali, ma anche quelle dei lavoratori, fino ad arrivare a poter vantare delle competenze quindi specifiche, anche poi all'interno dello stesso dipartimento con una anche rigida divisione proprio dei ruoli e del lavoro, che quindi favorisce ovviamente una ottimale poi sostanzialmente riuscita della consulenza che viene fornita. E sicuramente questo è stato particolarmente rilevante in questo periodo storico in cui siamo stati costretti proprio quotidianamente ad affrontare quindi la iperproduzione normativa che si è venuta quindi a verificare a fronte del periodo emergenziale, consentendoci però, ciononostante, di essere sempre costantemente aggiornati e di fornire dei feedback immediati ai nostri clienti. E questo anche
grazie alle caratteristiche dello studio legale lombardo, e su questo mi permetto quindi di ringraziare per questo premio anche quindi il titolare, il managing partner, che ha strutturato proprio questo studio affinché potesse anche affrontare queste ulteriori problematiche, così che noi appena iniziato il lockdown siamo stati anche in grado proprio di operare in smart working in assoluta sicurezza e di fornire costantemente comunque una consulenza grazie anche all'informatizzazione che caratterizza il nostro studio. Assolutamente, quindi avete agito con tempestività, è un'altra delle caratteristiche, no, che accomunano insomma le eccellenze del nostro territorio, visto che stiamo parlando di questo con le premiazioni dei nostri awards. Una battuta a testa proprio prima di salutarvi, e quindi torno dall'avvocato Citto, insomma, come guardare al futuro da questo momento in avanti, e poi avvocato Chiaramonte. Sicuramente il futuro sarà quello dell'informatizzazione. Noi siamo uno studio che ha sempre lavorato anche prima del lockdown, dando possibilità di consulenza in conference, perché lavoriamo su livello nazionale. Abbiamo sedi in tutta quanta Italia, ma laddove si preferisca scegliere un determinato professionista, siamo in grado di poter provvedere con quel professionista in qualunque parte d'Italia. Quindi per noi l'informatizzazione e la tecnologia sono stati il punto principale. Il titolare dello studio ha sempre puntato su questo in tempi non sospetti, prima del Covid. Ha anticipato quella che sarà l'evoluzione. Il futuro è per noi il presente e anche in parte un po' il passato del nostro studio. Ottimo, ottimo. Avvocato Chiaramonte? Esatto, il futuro per noi sarà proseguire su questa strada, perché comunque siamo soddisfatti già dei risultati che sono stati raggiunti e confidiamo di raggiungerne ancora degli altri, confidando al contempo che questa informatizzazione e le problematiche legate dalla pandemia forse aiutino anche un po' gli operatori però del settore a seguire la strada già iniziata dallo studio legale lombardo, affinché appunto si possa concretamente operare in tutta Italia, al di là delle consulenze, anche con dei sistemi informatici, con un processo telematico ancora più efficiente rispetto a quello che ad oggi diciamo ci ha un po' esatto. Le problematiche. Esatto, speriamo che ci sia un'accelerazione anche da quel punto di vista, ovviamente, però quando l'accelerazione ci sarà anche da quel punto di vista bisogna farsi trovare pronti, quindi è questo appunto, come detto, il punto di partenza. Grazie a le cito nuovamente, appunto, l'avvocato Barbara Citto, Salary Partner Studio Legale Lombardo, avvocato Erika Chiaramonte, Partner Studio Legale Lombardo, e naturalmente a tutto lo studio vanno i nostri complimenti ancora. Grazie. Grazie a voi da parte di tutto lo studio. Grazie.